Dimenticate la crisi economica, qui girano miliardi. I soldi e non la politica, né i valori imparati dalla storia, dettano le regole. Nessuno si affeziona alle aziende, tutti cercano di avviare una start-up propria per poi rivenderla e diventare con quei soldi finanziatori delle idee di qualcun altro. Sono tutti capitali privati, qual è dunque il ruolo dello Stato? Io ritengo che l'investimento diretto del pubblico sia totalmente sbagliato, mentre penso che ci sia un fortissimo ruolo che lo Stato può generare nel capitalizzare e nel rendere liquido un mercato ed un ecosistema. In Silicon Valley è sempre stato presente il ruolo dello Stato come architetto, come disegnatore di un ecosistema, almeno nella fase iniziale. Essere lavoratori dipendenti a qualsiasi livello non vale tanto quanto essere imprenditori. Il rischio qui è un valore. Per questo le aziende devono fare di tutto per invogliare i dipendenti che vorrebbero rischiare investendo in se stessi a restare. Uno dei problemi più grossi che abbiamo in Silicon Valley è trovare personale, è assumere gente. Siamo sempre disperati perché abbiamo la concorrenza di Google, Facebook, eccetera, eccetera. Per cui quando troviamo il personale cerchiamo di coccolarlo il più possibile. Coccolarlo significa fargli trovare in azienda qualsiasi tipo di bevanda, di dolce, di cibo che possa fargli piacere. Microsoft è un'azienda tech globale che ha tra i suoi obiettivi la creazione di un ecosistema che favorisca la carriera delle donne. Il fatto di avere la possibilità di non dover sottostare a orari prestabiliti, a luoghi prestabiliti, ma di scegliere la propria modalità di lavoro a seconda delle proprie personalissime esigenze è un vantaggio incredibile, perché questo ci permette di conciliare meglio la vita professionale e la vita personale. Questa è la stanza per le mamme che hanno dei bambini piccoli che magari allattano. Le donne in Silicon Valley stentano ad emergere, per questo le aziende tendono a favorirle in ogni modo. Ero la prima donna che hanno assunto un anno e mezzo fa, quindi era, insomma, all'inizio è stata un po' dura adeguarsi a lavorare con tutti uomini, che è una realtà qui, diciamo, sinceramente del settore. Facebook provvede a 4 mesi pagati di congedo dopo il parto, offre $4,000 in contanti come dono al nuovo nato o adottato, agevolazioni per gli asili e spese iniziali per la tata. Apple copre le spese legali per l'adozione. Tutte e due le aziende offrono alle giovanissime la possibilità di congelare gli ovociti, in modo da regalare loro la serenità nel caso in cui decidessero di posticipare la maternità, o anche decidere di avere altri figli dopo i 50 anni e la tranquillità in caso di tumore. Non sono sicura che avrò figli. Ho molti nipoti. Avere figli mi sembra un lavoro molto duro. La trovo veramente una cosa scomoda. Con i bambini mi sento a disagio. Non so neanche troppo cosa dire. Tra nativi digitali